Carissimi amici follower, benvenuti e ben ritrovati sul canale di TVSerie 80. Oggi 27 dicembre sono uscite in edicola le bustine contenenti delle fantastiche figure, sì, 12 minifigure tutte collezionabili, Gonagai Robot Minifigure. Sono state presentate in anteprima durante la fiera di Lucca Comics e proprio oggi li trovate in edicola, queste bustine, ad un prezzo di 4,99 euro l'una. Targate Bandai, in tutto sono 12. E la casa distributrice è la Centauria, questo è l'opuscolo che vi dà il vostro edicolante se comprate le bustine. È molto carino, ecco, come potete vedere, come vi ripeto, 4,99 euro a bustina, figure inerente ai fantastici robot del calibro Grande Mazinga, Mazinga Z, Goldrake, Jig, Quindi mi raccomando, assolutamente, se siete dei fan e siete dei appassionati, dovete assolutamente correre in edicola a comprarle. Allora, vediamo subito ed analizziamo questo opuscolo, Cosa ci racconta? Innanzitutto vediamo sulle prime pagine raffigurato il Mazinga Z, come potete vedere. E poi a fianco c'è la storia, una breve storia del Mazinga Z. Poi c'è il Mazinga Z versione Attack Mode. Guardate. Bello. Gonagai Robot Minifigure. Poi abbiamo il Grande Mazinga. Allora, come vi dicevo, sono uscite oggi 27 dicembre in tutte le edicole al prezzo di 4,99 euro. UFO Robot Grandizer, sicuramente troverete dei doppioni e in fiera potrete trovare i robot mancanti ad un prezzo superiore, oppure fare anche i scambi con qualche vostro amico, qualche appassionato, o su qualche forum, Questo è l'UFO Robot Grandizer, lo Space Version, ce ne sono due, questa qua, di colore bianca, poi c'è un'altra di versione azzurrino, che poi vi faccio vedere dopo. Poi c'è il Jig, bello, il Jig robot d'acciaio con la storia a fianco, e qua c'è tutta la collezione. Nell'ultime due pagine, come potete vedere, sono raffigurate tutte e 12 le minifigure, così potrete selezionare le figure che avete, i robot che avete e quelle che vi mancano, In tutto sono 12 Gonagai Robot Figure. Grande collezione per tutti gli appassionati dei robot. Allora, follower, io ne ho prese 5 al momento, Ma una volta che avrò finito tutta la collezione vi posterò una bella foto sul mio profilo Instagram e anche su Facebook, Quindi state sintonizzati. Allora, apriamo insieme le bustine. Iniziamo con la prima, vediamo che sul fronte della bustina c'è il nome Gonagai Robot Mini Collection. Vediamo il prezzo in alto, 4,99 euro. Sul retro troviamo tutti i 12 personaggi che possiamo trovare. Ok, andiamo subito ad aprire la prima bustina.
Questa è abbastanza grossa, quindi ci deve essere un'astronave. Vediamo se abbiamo trovato la versione del UFO robot bianca o azzurra. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Olè! Vai, la versione bianca. Guardate, è bellissima, bellissima, guardate. Molto, molto bella, eh. Sono fatte bene, dipinte a mano, bello, 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 UFO robot. E questa è la prima, eh. Bellissima, bellissima. Ok, l'UFO robot abbiamo trovato. Poi vediamo quest'altra, la seconda bustina. Vi ripeto, in tutto sono 12. Oh, grande, qua c'è il Goldrake, il mitico Goldrake, bellissimo UFO robot, bello bello, guardate, nel box, nella scatola, che ha l'edicolante, e sono contenute 16 bustine, e ci sono 12 personaggi. Bello bello bello, UFO robot Goldrake, sono proprio fatte bene, guardate, bello 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 l'UFO robot. Poi abbiamo, proseguiamo con la terza bustina. Ah, e qua c'è il Zig robot d'acciaio. Bellissima, eh? Guardate, bella, bella, bella. Queste fantastiche minifigure. Sono fatte proprio bene, eh? Gigrobo. Poi abbiamo le ultime due. Vediamo un po' cosa ci capita. Andiamo a vedere. Ecco, questo c'è. Questo è il Mazinga Z. Mazinga Z versione Attack Mode. Versione Attack Mode in azzurro. Perché ci sono due versioni, Attack Mode e Manga. E versione Manga. Belle, belle, belle. Guardate. Sono fatte bene. Da collezione. E apriamo l'ultima. L'ultima figure. Speriamo di non beccare un doppione. No, abbiamo l'altra versione di Gigrobot, che è quella manga. Quindi abbiamo trovato le due versioni di Gig, quella normale e quella manga, che ha la tuta arancione, e quell'altra aveva la tuta gialla. Sono stato fortunato, dai. Alla fine sono stato fortunato. Bello bello. Ecco qua. Bene. Vi lascio alla fine, vi farò una breve panoramica di tutte queste 5 figure. Vi ricordo che da oggi, 27 dicembre, trovate queste minifigure in tutte le edicole. In tutte le edicole. A un prezzo di 4,99€ l'una. Spero che questo video vi sia stato interessante. Per qualsiasi domanda potete scrivere nei commenti sotto al video, e ci vediamo alla prossima. Ciao!